Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News per una nuova puntata di Pensieri e Parole in tempo di Covid. Il commercio sta attraversando veramente un brutto periodo e ne parliamo con l'assessore al commercio del comune di Rivarolo Canavese, Helen Ghirmu. Helen, benvenuta. Ciao, grazie. Grazie a te. Grazie per questo collegamento in remoto. Helen, allora, il commercio del Canavese, dell'Italia, però noi parliamo di Rivarolo, visto che sei assessore a Rivarolo, sta attraversando veramente un brutto periodo, con un primo lockdown, poi una riapertura, sembrava che le cose stessero riprendendo un attimo di vita e poi di nuovo un secondo lockdown. Impressioni? Ma hai insomma lasciato un disegno chiarissimo. Il primo lockdown è stato chiaramente una batosta un po' per tutti, ma si percepiva anche parecchio coraggio, ecco, comunicando insomma con i nostri commercianti, per cui c'era anche quella voglia di dire va bene, si chiude, però sconfiggiamo questo mostro e ripartiamo più forti di prima. L'estate ci ha dato veramente da pensare che ci fosse una buona ripresa e veramente io ho visto delle attività reagire in maniera esemplare e insomma abbiamo recuperato un pochettino di ottimismo. Questo secondo lockdown devo dire che ha colpito non solo l'economia ma anche l'umore e su questo dobbiamo lavorare, quindi diciamo che riconvocando le consulte commercio, cercando veramente di riprendere un po' il vigore per affrontare la situazione, cerchiamo di pensare a delle proposte per reagire, ecco, per non lasciarsi abbattere anche moralmente, anche se non è affatto facile, è chiaro. Certo, no, sicuramente non è facile, anche perché non va a incidere solo sulle attività che sono chiuse, quindi i locali, i bar, i ristoranti e le attività non di prima necessità, ma in fondo su tutti, e anche su tutti l'indotto e i fornitori. Assolutamente, assolutamente. Anzi, coloro che in qualche modo si sentono privilegiati perché restano aperti a discapito di chi invece vede proprio la propria attività completamente chiusa, la paura è anche poi di non ricevere supporto e aiuto perché è chiaro che si lavora a basso regime e quindi si lavorizia e i ristori sono importantissimi. Devo dire che alcuni ci hanno già detto di averli ricevuti e quindi sicuramente si vede una velocità acquisita anche nella gestione dell'emergenza, magari rispetto al primo turno, però è chiaro che la paura è tanta e i ristori garantiscono proprio il minimo e non sempre, ecco, e quindi diciamo che l'imprenditore, perché adesso di attività stiamo parlando, anche se come hai detto bene il problema è diffuso su larga scala, il problema sarà ed è anche fortemente sociale, l'imprenditore però insomma non vuole il ristoro, vuole lavorare, vuole costruire il futuro della propria attività ed è proiettato al futuro e quindi è chiaro che la preoccupazione deve essere quando riapriremo, come riapriremo e con che forze, ecco. Certo, sì, perché comunque il ristoro serve a coprire, diciamo, un poco dei mancati guadagni, però a volte non serve, non basta per coprire Il tutti i futuro costi. dell'attività è chiaro che va tutelato anche proprio con una spinta giusta, insomma, è una proiezione verso il futuro. Quello che fa male adesso è l'incertezza, ecco. Mentre nel primo lockdown si diceva ok, sarà un periodo, si sperava più corto di quello che poi è stato, però sarà un periodo e poi ne usciamo. Adesso questa incertezza, il fatto di avere parecchi mesi avanti, ci preoccupa, ecco, preoccupa i nostri commercianti, ma insomma, quello che stiamo cercando di fare anche a livello amministrativo è proprio quello di cercare di ritirare fuori quella grinta imprenditoriale, quelle capacità, anche perché abbiamo veramente dei commercianti molto forti e quindi, insomma, presa la batosta, cerchiamo di andare avanti e di costruire insieme a loro delle proposte che siano anche accattivanti per quelli che saranno poi i fruitori e che devono essere i fruitori. Dobbiamo continuare a pensare in modo imprenditoriale anche nell'emergenza. Certo, e il problema appunto non è solo i negozi, ma anche il commercio ambulante, che già prima alcuni erano un po' agitati per via della posizione, adesso non ci sono.
Guarda, probabilmente la nostra amministrazione porta il carico, ma anche il beneficio di avere un sindaco che, oltre ad essere sindaco e avere a preoccupazione la città, è anche medico. E in qualità di medico ci ha sempre chiesto di essere attenti e cauti anche insomma, nel guardare il futuro, perché è chiaro che insomma, forse con qualche competenza in più magari rispetto a noi ci diceva siate cauti perché non sappiamo cosa succederà a ottobre e il rischio che a ottobre si torni indietro è molto molto forte. In quest'ottica, quella che è una prima posizione emergenziale che in maniera molto onesta, che se ne dica nelle manifestazioni, ma si può anche comprendere insomma, la preoccupazione e l'agitazione perché si sta parlando di difendere le proprie attività e quindi io rispetto in maniera assoluta chi ha manifestato e comprendo in maniera assoluta, però è chiaro che la scelta di non creare degli avanti e indietro era proprio perché si stava cercando di capire quale sarebbe stata la strada che avrebbe percorso questo virus. E purtroppo i dati ci hanno confermato quello che sospettavamo, anzi, noi speravamo di tutelare le attività continuando a restare in uno spazio che fosse più ampio, che tra l'altro aveva trovato il gradimento del cittadino, eccetera, piuttosto che proporre continui spostamenti. È chiaro che adesso il problema è ulteriormente sospeso perché addirittura non possiamo lasciarli piazzare. E questa è una situazione veramente drammatica per i nostri ambulanti, anche perché noi abbiamo oggettivamente un bellissimo mercato ed è un mercato di valore, di qualità, lo è sempre stato ed è da difendere, è sicuramente una realtà da difendere, che se ne dica, insomma, nei momenti di tensione si è pensato che l'amministrazione provasse gusto a spostare avanti e indietro gli ambulanti. Non è certo questo l'intento. Siamo partiti veramente con una ricerca di una soluzione che fosse emergenziale per permettere anche a tutto il nodo del centro dei nostri ambulanti di poter riaprire il più presto, post primo lockdown. La situazione si è mantenuta tale anche perché l'incertezza era alta. Purtroppo avrei preferito non avere la conferma dalla storia, insomma, avrei preferito essere smentita e come ho avuto modo di dire proprio i rappresentanti di Commissione Mercatale che erano un pochettino più preoccupati di questa situazione. Spero di poter presto tornare a confrontarmi con più o meno foga con loro per i rientri, per gli stalli e per corretti posizionamenti. Adesso in questo momento dobbiamo davvero pensare a ripartire il prima possibile. Il Comune ha in cantiere qualche idea, qualche iniziativa ancora magari da sviluppare per aiutare il commercio a ripartire? Abbiamo sicuramente qualche idea che stiamo condividendo con la Consulta Commercio, quindi tengo ancora qualche idea nel taschino, però mi riservo di ricontattarvi e di raccontarvela meglio. Quello che appunto ti confermo è l'assoluta voglia di dare un segnale da parte dei nostri commercianti in primis e da parte dell'amministrazione a sostegno dei nostri commercianti, perché veramente tengo a ribadire che sono una forza e il nostro commercio di vicinato è veramente un presidio sociale. Ecco, io sentivo tantissimo questa cosa nel primo lockdown, a maggior ragione la sento adesso. Passeggiare lungo la nostra città e anche vedere i visi dei nostri commercianti e sentire la loro energia e la loro forza trainante. Quindi abbiamo qualche idea sperando in qualche modo di salvare il Natale, anche se non si sa quello che accadrà, ma speriamo di accompagnare, ecco, in qualche modo agli acquisti di Natale, anche e soprattutto con un pensiero, uno sguardo verso il nostro commercio di vicinato. Certo, tu sei anche assessore allo sport, assessore agli eventi. Prima quindi di spostare magari l'argomento verso gli eventi e verso lo sport, c'è un messaggio che vuoi lanciare ai commercianti, al commercio locale o ai cittadini legato al commercio? Allora, quanti messaggi posso lanciare? Tu inizia, non ti preoccupare. No, allora, c'è sicuramente un tema.
che mi tocca molto perché io credo che sia veramente fondamentale provare a pensare, ad affrontare questo periodo non solo da un punto di vista e sicuramente cercando di avere la massima capacità di adattamento, quindi in questo caso mi rivolgo ai nostri commercianti. Abbiamo sentito parlare spesso in questi giorni di campagne più o meno discutibili relative ai colossi che si occupano di commercio online e che chiaramente sono più che mai pericolosi in questo momento e ci spaventano più che mai, perché è chiaro che persone chiuse in casa con dispositivi alla mano tutto il giorno rischiano di orientare gli acquisti su un genere di commercio, insomma, che rischia di farci prendere le distanze e di allontanarci da quella che è la città e di conseguenza la cura della città. E quindi mi viene da pensare che il lavoro da fare per contrastare questa situazione debba percorrere due strade in qualche modo. Da una parte sicuramente una sensibilizzazione nei confronti del cittadino, quindi un appello ai nostri cittadini a ricordarsi quanto è bello vedere i nostri negozi aperti, le nostre vetrine aperte, i nostri commercianti di fiducia che con un sorriso, un consiglio riescono a guidarci negli acquisti e a darci il consiglio giusto per insomma direzionare anche quello che veramente ci serve o no, piuttosto che, e quindi sicuramente ricordare quello che è il valore dell'acquisto in presenza, per cui veramente l'acquisto esperienziale sta diventando la nuova strada da percorrere. Tantissimi negozi cominciano a fare anche counseling, perché oggettivamente è quello che il negozio può dare in più rispetto all'online, e sicuramente se io devo comprare una scarpa ma ho un bravo negoziante che è un commesso capace che mi spiega che per la conformazione del mio piede forse mi è più comoda questa scarpa piuttosto che l'altra, è chiaro che questo è un servizio che l'online non può dare. Ricordare che i nostri negozi sono prima di tutto presidi sociali della città, per cui la città è viva se i nostri negozi sono vivi, e quindi combattere per questo assolutamente. Ma l'altra strada da percorrere, qui mi rivolgo ai commercianti, è quella veramente di non pensare di entrare in competizione, in lotta con l'online. Dobbiamo imparare a cavalcarlo, è uno strumento. Ecco, se noi, faccio l'esempio banale di questa intervista, se noi non cavalcassimo questo strumento probabilmente avremmo rimandato a chissà quando, ci saremmo sentiti per telefono e avremmo scritto magari due righe insieme, e invece stiamo cavalcando uno strumento e stiamo creando qualcosa di nuovo che prima magari non c'era, e così dobbiamo fare anche a livello commerciale. È difficile perché non siamo abituati, perché abbiamo un modo di far commercio diverso, basato su altri valori, però dobbiamo anche pensare a quello che sarà il cliente del domani, e il cliente del domani sono i giovani di oggi, e i giovani di oggi cavalcano questo strumento come se fosse acqua naturale, per cui uno sforzo in questa direzione, anche investimento quando ne avremo la forza in questa direzione, ma ho visto già tantissimi commercianti che cominciano con i social, con le vendite a domicilio, con anche dei counseling online, dei piccoli sketch, dei piccoli video per promuoversi, e credo che questa sia la strada da percorrere. Quindi non una lotta contro i mulini a vento, mi viene da dire, perché veramente ci sono dei colossi che da combattere, insomma, sono duri, ecco. Ma andiamo a sfruttare quell'elemento lì, cerchiamo di capire chi è il nostro fruitore, chi sarà soprattutto il fruitore del domani, per andare a cercare di contrastarlo ma di trarne vantaggio più che altro. Ecco, questo sicuramente è una cosa in cui io credo fortemente. E quindi noi commercianti cercheremo di costruire, con tutto l'aiuto dell'amministrazione, parlo con un noi perché mi sento chiaramente parte integrante del gruppo, cercheremo di costruirci, di rinnovarci e di inventarci sempre qualcosa di nuovo, e al contempo chiediamo al cittadino di venire a cercarci. Ecco, con l'assessore alla gentilezza Lara Schialvino abbiamo attivato già nel primo lockdown una piccola piattaforma sul sito comunale che abbiamo chiamato Commercio Gentile. La rilanciamo in questo momento perché con questa piattaforma è possibile andare a trovare tutti i negozi, non solo, quindi dall'abbigliamento agli alimentari, ai bar, eccetera, che possono andare
fare consegne a domicilio ed essere presenti. Quindi è un piccolo punto di partenza che speriamo di sviluppare sempre di più andando avanti con l'innovazione e cavalcando questa strada sicuramente. Quindi l'amministrazione comunale, sì, permettimi di dirlo, abbi pazienza, si sostituisce a quelli che sono le imprese che fanno strumenti, che usano gli strumenti pubblicitari delle aziende. Non possiamo Dai, abbi pazienza. te lo concedo, ma non possiamo sostituirci perché non abbiamo le competenze per farlo. Questo è un piccolo Certo. strumento legato all'emergenza e mi preme sottolineare, ogni tanto capita di vedere dei bellissimi volantini predisposti dalle amministrazioni anche dei paesi limitrofi. Noi abbiamo un numero di negozi tale per cui un volantino rischiava di diventare un elenco anche poco attrattivo. Abbiamo cercato di essere il più possibile attrattivi e di aiutare i commercianti ad esprimersi in questo periodo di emergenza, ma non è certo questa una piattaforma che potrà sviluppare poi il commercio online, anche perché parliamone brevemente, ma sicuramente oltre ai contenuti occorre poi anche un investimento con professionisti del settore che poi Certo. promuovano questi contenuti, perché ne parlavo con parecchi grafici che si occupano di e-commerce, eccetera. Non basta purtroppo riempire una scatola, creare il sito e dire adesso sono online, ci va anche investimento, promozione. Quindi è chiaro che sarà un lavoro, lo dicevo prima, bisognerà avere il coraggio di investire su un settore su cui fino ad oggi forse si è pensato di poter non investire perché si percorreva solo un'altra strada. Ora bisogna, come dicevo prima, lavorare su due canali paralleli. Certo, sicuramente, non posso che concordare con queste tue ultime affermazioni, essendo del settore e vivendo su questo. Ascolta, cambiamo un attimo appunto l'oggetto di attenzione. Rivarolo è piena di associazioni sportive, che anche loro stanno patendo il fatto di dover essere ferme. Sì, la situazione per lo sport è veramente gravosa e grave, anche perché seppur nella ripartenza, ecco, per quanto abbiamo avuto un'estate attiva per il commercio, abbiamo avuto chiaramente un'estate, non dico di stop, ma quasi per quelle che erano le associazioni sportive che tendenzialmente hanno chiaramente una stagionalità da settembre a maggio-giugno. Alcune associazioni hanno comunque mantenuto e hanno creato dei recuperi nell'estate. Abbiamo avuto un centro polisportivo che addirittura ha creato un'estate ragazzi sportiva proprio per andare a spostare nell'estate quelle che sono state le attività sospese da marzo-aprile. Con la ripresa le problematiche non sono state poche, a partire anche proprio dagli spazi, anche perché purtroppo quelli che erano gli spazi scolastici, che inizialmente erano insomma, condivisi con le associazioni con grande serenità, in un momento purtroppo di questo tipo non è stato possibile. Quindi alcune associazioni si sono trovate in forte difficoltà a recuperare nuovi orari, a rimodulare le lezioni. Questo ulteriore stop è chiaro che è un problema sia dal punto di vista logistico per le associazioni stesse che devono cercare di reagire. Abbiamo tra l'altro sarà giovedì sera una riunione di consulta sport proprio per confrontarci con le varie associazioni per capire quelli che sono i problemi oggettivi a cui le associazioni si stanno approcciando, perché poi ogni associazione ha una realtà diversa, delle esigenze diverse, c'è chi ha delle iscrizioni a campionato di categoria già investite e che purtroppo sono ferme, c'è chi invece ha gli atleti che hanno pagato delle quote di inizio anno e adesso non si sa come comportarsi e quando riapriremo e quanto sarà lunga la sospensione. Abbiamo parecchi temi da discutere. Quello che a me personalmente preoccupa è veramente la mollezza, e insomma, me ne parlo in prima persona, che questo virus rischia di promuovere, ecco, è tutto contro la promozione sportiva. Quindi speriamo con le associazioni sportive di riuscire a inventarci qualcosa che permetta ai nostri ragazzi soprattutto di
riuscire ad alternare momenti di didattica, a volte anche a distanza, davanti agli schermi, a capacità di movimento. Quindi le nostre associazioni sportive di nuovo sono un fortissimo presidio sociale, di nuovo, e siamo veramente una rete. Da sostenere, assolutamente da sostenere, capendo quali sono le esigenze, capendo quali associazioni potranno appoggiarsi a degli aiuti dello Stato, a dei bandi regionali, eccetera. Quindi dobbiamo fare un lavoro veramente certosino di costruzione di esigenze e di ricerca di ristori dall'alto e poi anche chiaramente da parte dell'amministrazione tutto il supporto possibile. Speriamo al più presto, come ho detto in consulta dello sport sul nostro gruppo WhatsApp, finita questa storia dovremmo organizzare una manifestazione sportiva che, passatemi il termine, Olimpiadi levatevi, nel senso Come minimo. dobbiamo assolutamente dare un po' di forza e un po' di grinta. Devo dire che abbiamo delle associazioni incredibili che restano comunque vicine ai propri ragazzi, indipendentemente dalla situazione, indipendentemente dal morale. C'è chi si adopera con degli incontri online, c'è chi manda gli allenamenti a casa, per continuare a tenere comunque i propri atleti in forma. Quindi devo dire la verità, siamo veramente fortunati e cerchiamo di capire veramente, di mettere a sistema le risorse che ci sono per ottenere il miglior risultato possibile. Chiudiamo con due messaggi. Uno stavolta alle associazioni, quindi alle realtà associative, sportive, ma anche non, della città, e un altro ai cittadini. Ok, allora chiedo chiaramente alle associazioni di considerare l'amministrazione, come in questo caso, nel caso delle associazioni sportive, in particolare di relazionarsi a me, all'ufficio sport, per veramente condividere quelle che sono le vostre esigenze, le vostre problematiche, perché l'amministrazione in questo momento non ha bacchette magiche, ma sicuramente può farsi promotore delle vostre esigenze, può aiutarvi a cercare delle soluzioni, se non all'interno dell'ambito comunale, anche insomma a registri più alti. Quindi insomma, cerchiamo di costruire insieme e di guardare al futuro insieme. Sicuramente mettere a sistema le energie non può che portare ad un risultato. Per quel che riguarda i cittadini, chiaramente il mio invito da assessore allo sport e da assessore al commercio è duplice, quindi chiedo sicuramente a tutti di cercare di prendere cura anche del proprio corpo, di appoggiarvi magari perché no alle vostre associazioni sportive di riferimento e usare il tempo che abbiamo per l'attività motoria e quello che ci viene concesso dal DPCM per svolgere attività motorie per tenerci comunque in forma, perché questo virus si combatte anche mantenendoci in salute e quindi non vedo l'ora anch'io di poter uscire a ricominciare quantomeno a camminare, poi a correre, eccetera. Per quel che riguarda invece il commercio, vi chiedo assolutamente questo. Quando i nostri negozi riapriranno, sono certa, l'abbiamo visto dopo il primo lockdown, che darete forza ai vostri negozi, ma assolutamente cercate anche tutti coloro che riescono a farvi le consegne a domicilio. Diamogli sostegno anche in questo momento, perché i vostri commercianti ci sono presenti e sono super a disposizione per aiutarvi, darvi consulenze, fare video dei prodotti e arrivare veramente in casa vostra. Quindi ricordatevi che ci sono. Se posso permettermi un altro piccolo Sì, appello, un certo. appello anche ai proprietari degli immobili, dei nostri commercianti. So che il momento è difficile per tutti e quindi nei limiti di quel che si può fare, è chiaro che non si chiede l'impossibile. Però cerchiamo di aiutare i nostri commercianti a superare questo momento, perché non avere introiti, ma avere chiaramente il carico di spese, noi a livello amministrativo cerchiamo di fare tutto il possibile. Sono certa che anche i proprietari possano venire incontro ai nostri commercianti e dar loro supporto. Struttureremo con i proprietari, non appena ci sarà la possibilità di incontrarsi, il progetto che avevamo annunciato poco prima del lockdown, per cui abbiamo creato inizialmente un censimento di tutti i negozi sfitti
Abbiamo piacere di coinvolgere le agenzie immobiliari del territorio, le associazioni di categorie per fare veramente una riflessione insieme ai proprietari degli immobili sul rilancio poi della città. E quindi rimando questo a quando sarà più facile incontrarci, per adesso una preghiera in questa direzione a supporto dei nostri commercianti. Grazie mille, Elen. Ci rivedremo Grazie presto allora per gli aggiornamenti sui progetti in cantiere. Esatto. a te. Grazie per le novità. va bene, molto volentieri. Grazie a voi per questa opportunità. Grazie a te, buona giornata. Continuate Buona giornata. a seguire Obiettivo News e le puntate di Pensieri e Parole in tempo di Covid. A presto.